Un nuovo appuntamento con la nostra informazione regionale. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. In apertura parliamo della ricorrenza del 25 aprile, celebrata anche a Taranto. Una commemorazione solenne. Anche Taranto festeggia la giornata del 25 aprile. In Piazza della Vittoria si sono dati appuntamento le massime autorità civili, militari e religiose. Il senso più vero della ricorrenza ribadito dalle istituzioni. Come da tradizione la cerimonia è stata suddivisa in alcuni momenti principali. Prima l'alzabandiera, poi il picchetto d'onore e infine la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti. Non è mancata la lettura del messaggio commemorativo. Ascoltiamo il sindaco Ezio Stefano. È una delle prime volte a Taranto che c'è una grandissima partecipazione, vuol dire che c'è bisogno di riappropriarsi dei valori e degli ideali. D'altra parte la libertà è un valore insostituibile e indispensabile e oggi celebriamo l'unità e la libertà. Riconoscersi senza retorica nell'unità d'Italia, nella libertà, in tutti coloro i quali hanno lasciato la vita per darci una società, per offrirci una società migliore, riconoscersi in una Italia liberata e libera. Non solo comune e provincia, ma rappresentanti da tutto l'arco ionico, da prefettura e marina militare, ribadita come questa sia la festa di tutti gli italiani. È la festa della unificazione nazionale, in cui si celebra non solo l'amore di patria ma anche la volontà e talvolta indomita e fino allo spargimento del sangue di italiani che hanno versato e continuano a dare la propria vita. E mi riferisco non solo ai caduti che hanno dato la vita in occasione della guerra, della seconda guerra mondiale, ma anche a quelli che continuano a dare la propria vita e a compiere il proprio dovere oggi. Il mio pensiero va a tutti i caduti militari di ambo le parti che hanno preso parte alla, da una parte detta guerra di liberazione, che non dobbiamo dimenticare è stata una guerra civile. Però quello che dobbiamo riconoscere a questi caduti è che ognuno ha combattuto per quello che credeva, nell'insegna del dovere. E anche a Brindisi una giornata all'insegna della democrazia. Il 25 aprile è la festa di tutto il popolo e la nazione italiana e nessuna ricaduta in visioni ristrette e divisive del passato dopo lo sforzo paziente compiuto per superarla è oggi ammissibile. Inequivocabile il messaggio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in apertura delle celebrazioni per l'anniversario della liberazione dal nazifascismo. Un invito alla concordia, un segnale di unità che in un momento particolare come quello che l'Italia attraversa assume un significato profondo. A Brindisi la cerimonia commemorativa del 67° anniversario della liberazione si è svolta come ogni anno in piazza Santa Teresa, dove è stata deposta una corona di alloro in ricordo dei caduti per la patria. Il loro esempio sia di sprone per superare le sfide di oggi, ha dichiarato il ministro della difesa Giampaolo Di Paola nel suo messaggio, non solo quelle economiche ma anche quelle morali e civili. A cosa oggi dobbiamo resistere? Ci sono fenomeni nel mondo in cui ancora una volta la prevaricazione, la sete di denaro, la sete di potere può spingere alcuni popoli o alcune persone a tentare di dominare gli altri con la forza e non a seguito di libere elezioni e quindi per una volontà comune. E quindi ecco perché è importante che l'Italia continui a festeggiare il 25 di aprile. Teniamo presente che siamo anche impegnati in missioni di pace sotto l'egida dell'ONU in parecchi scacchieri nel mondo. Questo ci dice l'importanza appunto di difendere la libertà da dovunque sia in pericolo. Da parte di Giorgio Napolitano un invito a tutti gli italiani, quello di restare uniti e dimenticare le divisioni del passato, un messaggio che oggi assume un significato particolare. Un messaggio indubbiamente saggio, come d'altra parte accade alle cose che dice il Presidente della Repubblica, perché il 25 aprile deve essere la festa di tutti, deve unire.
è la celebrazione di un momento storico particolare, direi che nella nostra storia costituisce una sorta di pietra miliare, perché è stato il momento del recupero della libertà, della democrazia, dopo tanti anni di oscurantismo, dopo le tragedie della Grecia. Quindi fare memoria attraverso la celebrazione del 25 aprile è fatto assolutamente condivisibile e positivo. Allo stesso tempo la memoria deve consentirci di ricordare quelle tragedie e di operare perché il futuro possa essere assolutamente lontano da quello che si è passato con la guerra, con il fascismo, con tutto ciò che ha costituito pagina oscura della nostra storia. Il 25 aprile è la festa di tutto il popolo e la nazione italiana e nessuna ricaduta in visioni ristrette del passato dopo lo sforzo paziente compiuto per superarle è oggi ammissibile. Giorgio Napolitano pronuncia queste parole al Quirinale aprendo le celebrazioni per l'anniversario della liberazione. Parlando con gli esponenti delle associazioni combattentistiche d'arma, Napolitano ha voluto ringraziare in modo particolare i rappresentanti di tutte le parti politiche in seno alle istituzioni nazionali, sottolineando che è una forza della democrazia a promuovere l'unità tra tutte le forze politiche e sociali. Martina Franca con l'assessore regionale Dario Stefano. La zootecnia pugliese è in buona salute anche se la crisi si fa sentire e quanto avvertito in maniera tangibile nel corso della mostra del Centro Sud di Martina Franca che si è conclusa con la proclamazione delle campionesse del Mezzogiorno. La manifestazione è stata un successo per i tanti partecipanti e l'elevato livello tecnico, ma di fatto gli allevatori in questo momento hanno difficoltà a far quadrare i conti. Salgono i prezzi dei mangimi e del carburante, i consumi alimentari calano, ha fatto notare Vito Paradiso, presidente dell'Associazione Allevatori di Taranto, ma dall'altro lato la nostra zootecnia resta piena di vitalità. Una delegazione di giovani allevatori è arrivata a Martina da Lecco e da Domodossola, ha detto Pietro Laterza, presidente dell'Associazione Allevatori di Bari, ad evidenziare il rinnovamento generazionale che è in atto. È vero che ci sono difficoltà, ma la zootecnia pugliese è riuscita a crescere nonostante tutto. Potremo fare ancora di più continuando a fare sistema con strategie comuni, ha affermato l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Dario Stefano, per far recuperare al settore lattiero caseario quel ruolo strategico che ha sempre avuto, valorizzando i nostri prodotti tipici e la loro tracciabilità. La festa degli allevatori ed è la festa della nuova generazione che in questo comparto si affaccia con sempre maggiore evidenza e ci consegna delle performance importantissime. Siamo ormai il sistema zootecnico allevatoriale di riferimento in tutto il Mezzogiorno per numero di capi, per numero di aziende certificate, ma anche per qualità di produzione, e questo in un periodo particolarmente complicato che in controtendenza al dato nazionale ci ha visto crescere grazie ad una tradizione che è ormai robusta, che è ormai riconosciuta in ambito nazionale. Questa mostra serve per incontrarci e fare gruppo e cercare di darci la forza per continuare. È un momento tecnico di raffronto con il top della zootecnia del Meridione e quindi ha un aspetto fondamentale, è nata come incontro tecnico, ma necessariamente si è evoluta con la rappresentanza della nostra filiera zootecnica, quindi degli stand che presentano i prodotti con materia prima dei nostri stessi allevamenti, prodotti caseari, prodotti carne e derivati vari. Adesso Brindisi con un evento di scena nel Teatro Verdi, Lago dei Cigni, del Balletto Accademico di Stato di San Pietroburgo.
Chiusura a passo di danza per la stagione 2011-2012 della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. In scena un classico del balletto, Il Lago dei Cigni, che sul palco del Nuovo Teatro Verdi, nell'ambito dell'internazionalizzazione della scena prevista in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, viene interpretato dal Balletto Accademico di Stato di San Pietroburgo, compagnia che occupa un posto di rilievo nel panorama della danza internazionale. Il Balletto di San Pietroburgo, fondato 45 anni fa, è una delle compagnie classiche di più alto livello in Russia. La storia del Lago dei Cigni è nota. Una creatura femminile oltraterrena, la bellissima Odette, una principessa trasformata in cigno dal perfido mago Rothbart per aver rifiutato il suo amore, viene inseguita da un uomo perdutamente innamorato, il principe Siegfried. Ma il balletto, rappresentato per la prima volta al Teatro Bolshoi di Mosca il 4 marzo 1877, non ebbe immediato successo, nonostante le musiche di Tchaikovsky. Per la sua affermazione e la successiva consacrazione ad esempio capostipite della rinascita musicale di questa forma di spettacolo, dovette attendere il 1894. Il Balletto Accademico di Stato di San Pietroburgo sta ampliando il suo repertorio per racchiudere le varie tendenze della coreografia moderna e classica, e tra i vari progetti vi è anche quello di aprire un teatro da camera permanente per mostrare il repertorio ai visitatori di tutto il mondo. La politica adesso, un partito che possa riunire tutti i moderati, e questa è la scommessa dell'UDC a Taranto, Rocco Buttiglione. È una campagna elettorale difficile perché la gente della politica non ne può più. La vecchia classe dirigente è morta, adesso è tempo di giovani. Bisogna costruire una fase nuova. Ne è convinto il presidente nazionale dell'UDC, Rocco Buttiglione, che con il suo partito in questi giorni sta lavorando per la nascita di un nuovo soggetto politico, come spiega durante la sua visita a Taranto. Noi stiamo lavorando per costruire un partito nuovo, un grande partito che possa unire tutti i moderati. Un partito che sia finanziato dalla gente e non dallo Stato, un partito in cui comandi la periferia e non il centro, un partito in cui i candidati vengano scelti dal popolo e non nominati dall'alto. E questo partito lo stiamo mettendo alla prova in queste elezioni, andando in giro e portando candidati nuovi, gente giovane, facce pulite, gente che ha fatto qualcosa di buono nella vita, che questo sforzo merita fiducia. E un commento sulla campagna elettorale in corso arriva dal coordinatore provinciale dell'UDC, Giuseppe Tarantino. Ci rendiamo conto come ci sia una disaffezione della gente nei confronti dei partiti, delle istituzioni. Oggi ne chiediamo uno sforzo per far fare a questa città un salto di qualità e per offrire un'alternativa. Riteniamo che Taranto meriti di più, noi ci stiamo impegnando con una lista qualificata, con dei candidati all'altezza e una coalizione che possa rispondere alle istanze che vengono dal basso a poter dare la giusta risposta. Ringraziamo gli organismi nazionali, il presidente Buttiglione e l'onorevole Sanza, per essere vicino a noi e per contribuire insieme a noi alla rinascita di Taranto. Brindisi, in diretta con noi c'è Anna Saponaro. Sì, buongiorno Valeria, buongiorno ai nostri telespettatori. Francavilla Fontana torna alla ribalta nazionale, ancora una volta su Striscia la Notizia, con un servizio andato in onda ieri sera su Canale 5 a far discutere un'abitudine del sindaco medico Vincenzo Della Corte, che da anni si prende cura dei pazienti del fratello Luciano per andare incontro all'esigenza del parente, medico di base e dentista. In pratica accadeva questo: Vincenzo, sindaco e medico, si occupava dei pazienti di suo fratello e lo faceva nel pomeriggio, quando Luciano, anziché fare il medico di base, svolgeva la professione di dentista. Questo sono riusciti a dimostrare i soliti Fabio e Mingo nel servizio realizzato venerdì, grazie alla collaborazione di alcune finte pazienti inviate da Striscia, le quali hanno chiesto informazioni alle vere pazienti incontrate nell'ambulatorio. Tutto ovviamente ripreso dalle telecamere nascoste nella stanza, fatto che ha vanificato ogni tentativo di giustificazione. Il servizio è terminato con una stretta di mano e con una promessa, quella di interrompere una pratica che di fatto mantiene in piedi due stipendi. Un fatto che, se non ha nulla di politico, come invece ipotizzato dal primo cittadino, di certo ha scatenato le reazioni del mondo politico, da una parte e dall'altra. Alle aspre critiche degli avversari, i sostenitori della Corte hanno infatti risposto con un pieno sostegno nei confronti del primo cittadino medico.
E poi un appuntamento che riguarda la nostra programmazione, un appuntamento sportivo da non perdere. Studio 100 TV infatti trasmetterà in diretta ed in esclusiva l'atteso incontro di calcio fra Brindisi e Casarano, in programma alle 15, valevole per la terz'ultima giornata di campionato. Il gruppo dei Fratelli Cardamone ha acquistato dalla Lega Nazionale Dilettanti i diritti di trasmissione dell'evento per venire incontro alle esigenze dei tifosi che non potranno assistere all'incontro a causa della squalifica del Fanuzzi. Il collegamento inizierà alle 14.30 con un ampio prepartita. Al termine del match inoltre, e come al solito, le interviste ai protagonisti in tempo reale. La telecronaca sarà curata da Fabrizio Caglianiello. È tutto da Brindisi, a te Valeria. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, adesso un aggiornamento che riguarda la vicenda dei due maropugliesi. Perdoniamo i fratelli italiani. Non lasciano dubbi le dichiarazioni delle famiglie dei pescatori uccisi lo scorso 15 febbraio. Dell'accaduto sono accusati i due maropugliesi. Parole che arrivano a qualche ora dalla firma dell'accordo extragiudiziale con il governo italiano. L'intesa firmata davanti all'alta corte del Kerala prevede da parte italiana una donazione di circa 300.000 euro. A quel punto i familiari dei due pescatori, secondo quanto hanno riferito i media indiani, hanno deciso di ritirare le petizioni presentate alle autorità in qualità di parte lesa. Gli assegni circolari sono stati consegnati dalle autorità italiane al Tribunale Popolare di Kochi. Uno sarà diviso dalla vedova di Gelastin con i suoi due figli, il secondo dalle due sorelle di Binky. Il caso però va comunque avanti. Nonostante l'accordo e gli indennizi corrisposti da Roma, l'iter giudiziario per il capo di prima classe Massimiliano Latorre e il sergente Salvatore Girone proseguirà. Ed è stato lo stesso Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione della festa della liberazione ad augurarsi che i due marò detenuti in India tornino presto liberi in Italia. Intanto sul tavolo del Presidente del Consiglio Mario Monti arriva una lettera firmata dai delegati dell'Unione Nazionale Sottufficiali Italiani che si sono riuniti a Viterbo. A renderlo noto è il Presidente Unsi di Taranto e delegato Cocer Antonio Ciavarelli. Si dicono increduli per la prolungata e assurda carcerazione dei colleghi. La preghiamo, si legge nella nota, di esaminare la possibilità di intervenire con una efficace azione di sensibilizzazione presso le commissioni parlamentari competenti e di evidenziare agli organi internazionali che, perdurando una tale inammissibile situazione, vi è il probabile rischio di ritrovarsi in analoghe e spiacevoli circostanze. Da qui anche la richiesta di rivedere le regole di ingaggio per garantire la tutela del personale militare impiegato nell'attività di contrasto alla pirateria, specificando che la competenza sia esclusivamente dell'autorità militare nazionale. E adesso tutte le notizie di sport con Umberto Pavone. Contro l'Atrizium il Taranto questo pomeriggio è il secondo posto nel mirino, dubbi per Davide Dionigi soltanto sugli esterni di centrocampo, in attacco spazio al tridente Rantier Girardi Alessandro. Radio cronaca diretta su Studio 100 Radio a partire dalle 14.55. Intanto la squadra dell'Atrizium ha vissuto momenti di paura sul volo che li ha portati da Orio al Serio a Brindisi. Intanto la società rossoblù non presenterà ricorso al TANAS sulla questione stipendi. Si gioca anche in Serie D, il Brindisi ospita il Casarano. La gara, che sarà giocata a porte chiuse, sarà trasmessa in diretta da Studio 100 TV per la zona di Brindisi. Il Martina, anch'esso con il campo squalificato, gioca in campo neutro a porte chiuse a Matera contro la Casertana. Il Grottaglie sarà di scena in trasferta a Marano contro l'Inter Napoli. Per il basket, vigilia del match di gara 4 a Lucca, che risulterà decisiva per il Cras Taranto, che dovrà vincere ad ogni costo per tenere accesa la fiammella per l'accesso alla finale. La Lega 2 maschile torna in campo domenica, l'Enel Brindisi ospiterà il Bologna, mentre lo Stuni sarà impegnato in trasferta a Iesi. È davvero tutto per questo appuntamento regionale, arrivederci.